Il gruppo della Lega ha presentato questa mattina a Pescara un progetto di legge che, in applicazione al decreto del ministro Centinaio del 12 marzo 2019, intende proporre una disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo al fine di valorizzarle ed elevarne gli standard qualitativi. Fabrizio Montepara illustra i contenuti del provvedimento. Noi abbiamo voluto come Lega presentare questa legge che prende spunto dal decreto ministeriale dell'allora ministro Centinaio, che ha sancito come anche in Italia è possibile fare enoturismo. Significa accoglienza nelle cantine, accoglienza nei vigneti, nei territori e possibilità di poter far degustare il proprio vino e poter far degustare anche i prodotti tipici di quel territorio. È un'opportunità che noi diamo ai nostri imprenditori agricoli perché possano vendere all'utente, al turista, i prodotti della loro azienda. È una rivoluzione questa, perché prima era possibile solo agli agriturismi o alle aziende, alle cantine ben strutturate che avevano anche una grande capacità di organizzazione. Questa è una rivoluzione perché nasce dal basso, nasce dal piccolo imprenditore, nasce dalla possibilità di poter far sì che il turista si avvicini a quella che è la realtà quotidiana, come in termini amministrativi ecco, il piccolo comune, il piccolo borgo che si apre al mondo intero. È un'opportunità che anche con una semplificazione amministrativa, perché per aprire e iniziare l'attività basta una semplice SCIA, non ci servono grossi investimenti se non la grande capacità di saper vendere il proprio prodotto, saper vendere il proprio territorio, la propria cultura, la propria storia, saper far sì che prendere coscienza che noi abbiamo come Abruzzo un territorio, un prodotto che è unico nel suo genere e non abbiamo niente da dover confrontarci con gli altri, con le altre regioni. Noi come Regione Abruzzo saremo la seconda regione dopo la Toscana a legiferare in tal senso e noi ci auguriamo che è anche una risposta per vedere oltre questa situazione così tragica e drammatica che stiamo vivendo col coronavirus. Cioè noi non possiamo pensare solo all'emergenza, ma dobbiamo pensare al dopo e quindi la Lega è in prima fila a progettare quello che deve essere la ripresa nel più breve tempo possibile.